solo te. Ehi, ascolta, ho una dritta pazzesca. Il numero 5 della terza. Un vero fulmine. Quella puledra corre come un diavolo. Vuoi puntare? La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di pago. Dai, stavolta è diverso. 100% garantito, colpo sicuro. Sì, certo. Ok, ci sto. Alla grande. Ehi, non te ne pentirai. Ma che problema hai? Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. No. Mi scuso per il mio comportamento alla centrale. Non volevo essere scortese. Che roba. Ti hanno messo anche il programma scuse da leccaculo. La Cyberlife ha pensato proprio a tutto. Ecco. Qua. Ah, grazie, cari. Una fame. Non lasciare lì qualcosa. Ah, non preoccuparti. Mi segue ovunque. Visto? Questo Pedro. Lui proponeva scommesse illegali. Dico bene? Già. E lei ha scommesso? Sì. Non voglio allarmarla, tenente, ma credo che i suoi amici siano dediti ad attività illegali. Ognuno tira avanti come meglio crede. Finché non fanno del male, non mi piccio. Stamattina, mentre inseguivamo quei devianti, perché non mi ha fatto attraversare l'autostrada? Potevi finire ammazzato! Io... odio riempire moduli per l'equipaggiamento danneggiato. C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi, sì. Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno toppato... Posso farle una domanda personale, tenente? Perché odia tanto gli androidi? Ho i miei motivi. Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? Mi leggi nel pensiero. Prego. Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile, grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. Le emozioni mandano tutto a puttane. Gli androidi non sono poi così diversi da noi. Ti sei mai occupato di devianti? Qualche mese fa, un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvata. Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Svolgere indagini sulla mia vita.
So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit. So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni e che frequenta spesso i bar. Quindi dove vuoi arrivare? Penso che lavorare al fianco di un agente con problemi personali sia un ostacolo, ma adattarsi all'imprevedibilità umana è una delle mie funzioni. Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto, a pochi isolati da qui. Diamo un'occhiata. La lascio al suo pranzo. Sono in macchina se ha bisogno. Connor, hai le batterie scariche? Mi scusi, facevo rapporto alla CyberLife. Ah. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non molto. Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Ah, cazzo, se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore, servono altri sbirri. C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit! Stammi dietro. Va bene. Questo. Puzza da fare schifo qui. Siamo venuti per niente. Andato. Non lo so. Sembrano degli appunti, ma sono indecifrabili. RT. Iniziali, forse. Ha le iniziali sulla giacca. Le cuceva mia madre.
La patente di guida è falsa. Bene, non siamo venuti per niente. Sai cosa significa? RA9. Scritto 2471 volte. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionato? Sembra una specie di labirinto. Oddio santo, come li odio! C'è un LED sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Libri di carta. Pensavo di essere l'unico in città ad averne ancora. Libri elettronici non hanno l'odore della carta. O anche le pagine che gialliscono. Del mangiare. Incredibile. Il coglione dava da mangiare. Maledizione, piccioni del cazzo! Che stai aspettando? Vagli dietro!
adesso! È colpa mia. Sono stato troppo lento. Dannazione, l'avresti preso. Non importa. Sappiamo com'è fatto. Lo troveremo. Ehi, Connor. Niente. Thank you.